Le classi nazionali popolari sono completamente estromesse dalla decisione sovrana, sicché nel quadro della demofobia dilagante si sta oggi delineando uno scenario che nel mio libro Demofobia ho qualificato nei termini di una oligarchia finanziaria plebiscitaria. La situazione dell'odierno Occidente, sicuramente Stati Uniti ed Europa, si caratterizza in astratto come una democrazia o magari anche come la democrazia compiuta e perfetta, in concreto sembra invece delinearsi nella forma di una oligarchia finanziaria di tipo plebiscitario. E porto rapidamente l'attenzione su questa locuzione. Oligarchia finanziaria allude al fatto che a decidere sovranamente, direi di più autocraticamente, sono i grandi gruppi del capitale a cui facevo poc'anzi riferimento, i quali nei loro consessi privati decidono i loro interessi di classe e li mettono per iscritto, li trasmettono per tabulas, transizione ecologica, agenda 2030, precarizzazione del mondo del lavoro, indebolimento in vista dell'annullamento integrale delle sovranità degli stati nazionali, il tableau de bord delle classi dominanti e del loro interesse di classe. Questo sistema intimamente non democratico si giustifica poi in una forma apparentemente democratica con il momento elettorale, con le elezioni con cui alle masse nazionali popolari viene concessa la possibilità di scegliere tramite le elezioni chi mandare al governo tecnicamente, ma si tratta di una finzione coreografica che lascia apparire pluralistico e democratico un ordine che strutturalmente non lo è. E non lo è in ragione del fatto che le decisioni autocraticamente prese dal padronato cosmopolitico nei consessi privati di cui dicevamo non passano al vaglio della scelta democratica, dell'elezione o della libera volontà popolare. Sono decisi in camere chiuse, autocraticamente, e poi imposti come tableau de bord ai politici che di volta in volta vengono scelti dalle masse nazionali popolari con il momento delle elezioni. Questo, dicevo, concorre a far apparire democratico e pluralistico un sistema che intrinsecamente non lo è, e non lo è nella misura in cui il momento delle elezioni serve sostanzialmente a far apparire democratico un ordine in cui le decisioni non vengono prese dalle masse nazionali popolari, non vengono prese dai parlamentari espressi con le votazioni, ma vengono prese in detti consessi privati e transnazionali. I politici stessi in questa cornice figurano sempre più platealmente, per usare una celeberrima espressione che utilizzava Ezra Pound, come maggiordomi della finanza, come maggiordomi che eseguono gli ordini del padronato cosmopolitico e che sono tenuti a eseguirlo con zelo e solerzia, che altrimenti il sistema mediatico giornalistico da una parte o il sistema della magistratura dall'altra è pronta a riportarli prontamente all'ordine. Nel caso in cui i politici si ostinassero a deviare rispetto al percorso prestabilito e sovranamente deciso dalle elite cosmopolitiche transnazionali, allora all'occorrenza sarebbe duopo per le classi capitalistiche transnazionali compiere veri e propri colpi di Stato finanziari, come peraltro è già ampiamente avvenuto anche nella storia più recente. Quello che accadde nell'Italia del 2011, per portare un esempio concreto, non so quanti di voi ne abbiano memoria, si può leggere intrinsecamente secondo questa chiave ermeneutica. Un governo che ancora in qualche misura legato a un mandato democratico non era solerte nell'applicare i desiderata delle classi capitalistiche transnazionali venne d'imperio sostituito con un altro, senza passare ovviamente da alcun momento democratico di elezione, un governo che assicurasse migliore credibilità all'Italia, ossia maggiore prontezza a eseguire gli ordini di detto padronato cosmopolitico. Si passò da un governo regolarmente eletto, sia pure nella forma della finzione di cui dicevamo, a un governo tecnico
che non aveva alcun mandato democratico, non rispondeva all'interesse popolare nazionale, ma rispondeva solo alle esigenze dello spread, delle agenzie di rating e dei mercati.